Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovissimo video. Oggi vi voglio fare vedere quelli che sono i prodotti che generalmente quando finisco ricompro a colpo sicuro senza andare alla ricerca di nient'altro. Per una patita della cosmetica, in generale, quindi per tutti i prodotti della cura della bellezza e della cura della casa, come me, è un traguardo riuscire a trovare dei prodottini che rimangono fedeli senza andare alla ricerca di qualcosa di diverso. Forse un po' per sfinimento, perché ne ho provati davvero diversi di trucchi, creme e cosmetici in generale che probabilmente ci si rassegna. Da premettere che però mi piace sì il make-up, però io non faccio mascheroni in faccia, non me ne frega niente di truccarmi in maniera strapesante e straprofessionale, come si possono come si può vedere in molti video su YouTube. Mi trucco anche bene, però non faccio delle cose troppo importanti a livello di base. Bene, chiusa questa parentesi, andiamo subito a vedere. E sicuramente non è la scoperta dell'acqua calda, però anche io volevo dare la mia opinione su alcuni prodotti, quali sono appunto quelli che reputo siano veramente validi. Partiamo da occhi. Ve li elenco brevemente questi due perché li conoscete, ve li faccio vedere entrambi insieme e sto parlando del primer occhi e del mascara della Essence, in particolar modo questo qua del I Love Color Intensifying and Shadow Base. E questo mascara qua, che è quello con le fibre allunganti della sempre Essence Linea Volume Stylist 18 ore. Allora, vi dico semplicemente, senza dilungarmi troppo perché sicuramente li avete già visti, sentito parlare o utilizzati, che questa base per occhi ormai la utilizzo da una vita e secondo me è fantastica. Io l'ombretto lo metto, la resta non mi crea strani effetti, non mi va l'ombretto nella piega, mentre questo qua, pur avendo provato tanti altri mascara della Essence di altre linee e anche quelli pur essendomi piaciuti molto, è quello che ho visto riscontrare più successo in me, perché lo vado a comprare sempre ogni volta che lo finisco. Mi piace molto perché allunga veramente tanto le ciglia con queste piccole fibrette che non vanno assolutamente a cadere negli occhi, non danno fastidio, danno questo sguardo da non so, occhi da cerva, però in maniera anche molto naturale, quindi li adoro, hanno un prezzo irrisorio, li trovate sempre. Sempre per gli occhi, mi sono resa conto che anche questo è un prodotto che ho riacquistato diverse volte e quando mi finisce vado alla ricerca di lui e basta. È l'eyeliner della Maybelline New York, questo qua della linea Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 ore, colorazione 01 Black. Come potete vedere è quasi finito. Ha una consistenza simile alla cera, perché non lo definirei né cremoso né liquido, nemmeno a mousse. Una consistenza perfetta, viene venduto nel kit con un pennellino, il colore è fantastico, la tenuta è fantastica, la resa è fantastica, la consistenza è fantastica. Io veramente questo qua lo adoro. Si riesce a lavorare bene perché non è troppo liquido, ma nemmeno troppo secco, quindi l'ho riuscita a portare bene. Molto scrivente, molto forte, un bel nero proprio profondo. Dura tantissimo, non sbava. Il pennellino che vi danno, anche questo è molto performante. È veramente una chicca, io lo adoro molto e dura proprio tanto. Va andata avanti veramente molto con questo qua. Altro prodotto che inizierà a far parte di questi, non lascerò più, ma in maniera proprio casuale, perché sono andata a fare la spesa da Caddis e la commessa, sempre molto gentile, mi ha messo qualche campioncino in borsa. È questo mascara della L'Oréal Paris della linea Matte Signature. Allora, quando me l'ha messo in borsetta ero tutta gasata perché ho detto sì, io che uso sempre tanto matita, eyeliner, per una volta riesco ad avere un tester di qualcosa che mi interessa, un campioncino di qualcosa che mi interessa. Poi arrivo a casa, apro e mi casca il palco perché il colore dell'eyeliner è questo qua.
Ah, ho detto tra me e me, ecco perché te lo rifilano, perché è un colore che sicuramente nessuno si cucca, orrendo. Vabbè, ho detto proveremo, poi valuterò prima di eliminarlo saluta stante. Il giorno dopo mi sveglio con quella di provarlo e insomma, quando arriva il momento del make-up, provo questo qua e praticamente mi ci innamoro letteralmente. È questo colore bronzo tendente un po' al marrone, sembra più rosso in camera, sinceramente, è un bronzo un pochino che vira sul marrone, che quando si asciuga diventa leggermente più scuro e vi posso garantire che fa un effetto, fa un figurone che è qualcosa di inaspettato. Sui miei occhi che sono scuri, la mia carnagione che è chiara. Sì, chiara, molto è scura. Veramente risalta tutto. Questo qua, soprattutto se avete magari qualche accessorio in bronzo, magari una maglia che ha qualcosa di rosso piuttosto che color marrone, comunque questi colori caldi, perché poi si sposa veramente bene con tutti i colori caldi. Fate un figurone e il mascara, se lo andate a mettere, chiaramente risalta ancora di più perché non avete base di eyeliner nero con il mascara nero, ma avete una base chiara e poi il mascara risulta ancora di più. Quindi questo qua io veramente ringrazierò sempre la commessa che me lo ha omaggiato e quando lo avrò finito, se non lo metteranno fuori in produzione perché non lo so quanto effettivamente possa essere acquistato un prodotto del genere, lo ricomprerò. Bene, passiamo a un amore infinito, che anche questo ormai è diversi anni che mi porto avanti, e sono le famose matite della Avon, quelle matite barra eyeliner della linea Avon True Color Glimmer Stick Eyeliner. Allora, io ce le ho in quasi tutte le colorazioni. Questo è un Prugna Majestic Plum. Dopo abbiamo questo specie di grigio, un nero un po' più chiaro, insomma, un grigio scuro che è un Black Ice. Poi abbiamo il Emerald Glow che è un verde bosco. Poi abbiamo il Turquoise Burst che è proprio questo turchese bellissimo che poi soprattutto sugli occhi scuri secondo me sta bene. Indubbiamente anche sugli occhi chiari ma mette in risalto molto l'occhio scuro. Poi ho il Khaki che è questo verde anche questo un pochino più scuretto rispetto all'altro. Però più che un verde bosco, no, forse un po' più chiaro, non saprei neanche io come definirlo. Anche questo molto molto bello. E poi ho il Navy, che è un azzurro, sì, un blu, scusate, un blu Navy. E quest'altro che è stupendo, che è il Cobalt Cool. Questi qua io li uso come eyeliner, come matite da mettere all'interno della rima inferiore dell'occhio, ci gioco con più di un colore, magari un colore, non so, il verde sopra e il prugna sotto, metà occhio di un colore, metà dell'altro, insomma io mi sbizzarrisco. Queste qua le adoro, le compro, le ricompro, le utilizzo sempre fino allo sfinimento. E mi trovo davvero molto bene, hanno un rapporto qualità-prezzo molto buono, non danno fastidio agli occhi, durano tantissimo. Su di me sono quasi waterproof, anche se non lo sono, avendo un po' di accortezza, anche se andate in piscina, in acqua, al mare, lì anche queste le mettete, lì stanno. Io veramente le amo. Bene, poi sempre per gli occhi ho diverse palette più o meno importanti, tra virgolette, anche se a me non è che interessa avere per forza il prodotto da 800 euro, come però magari evito, ecco, di prendere le cosine un po' senza arte né parte, perché secondo me bisogna trovare il giusto compromesso in tutto. Comunque, distrutta e strautilizzata tra le palette che ho e che
utilizzo ormai da diverso tempo, perché questa comunque penso di avercela almeno da 2 anni, mi ritrovo ad utilizzarla spessissimo. È la I Love Revolution nella colorazione nella tipologia Chocolate Mint, ed è praticamente questa qua, che come potete vedere è stata molto utilizzata, e queste sono quelle cose che mi danno soddisfazione, perché a me piace finire le cose, non mi piace collezionare, anzi detesto avere le cose per collezionarle ma senza utilizzarle. Ecco, sì, ho diversi profumi, però io li voglio finire, non voglio tenerli là per collezionarli, perché non ha senso. Comunque, questa qua, anche questa l'avrete vista, strarivista, è una palette che ha praticamente tutti i colori che stanno bene sull'incarnato scuro. Qualcosa non c'è più, perché poi sappiamo quando si hanno bambini in casa come va a finire, soprattutto poi magari no, casca la palette e si spacca sempre l'ombretto, quello che è magari per il quale avevate comprato la palette, perché per me è un classico, cioè magari il più sfigato dei colori che... Sfigato, nel senso, non andrete mai a mettere, magari voi rimane intatto. Infatti, tipo questo qua è troppo chiaro per la mia pelle, lo utilizzo raramente, è rimasto intatto. Però si è sbriciolato quello che utilizzavo di più. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, comunque ha dei colori fantastici, una tenuta eccezionale, ed è bella perché 4 stagioni, perché trovate tutto, trovate l'estivo, trovate il primaverile. Trovate l'invernale con dei colori un po' più freddi, e poi troviamo l'autunnale in tutto, perché ci sono dei colori caldi. Comunque veramente fantastica. Vedete che io ho utilizzato anche molto il verde, perché a me piace molto l'occhio scuro con il verde. Prodotto che devo andare assolutamente a comprare, vediamo se riesco ad andare in questi giorni, e che anche questo è diversi anni che utilizzo e adoro, non mi ha mai creato nessun tipo di problema, anzi, è la Natural Mineral Powder della Benecos. Questa qui praticamente è una cipria naturale nella colorazione medium beige. Una volta facevano anche la sand per le pelli scure. Ovviamente non c'è più, perché tutte le cose che valgono non si sa perché le tolgono. Vabbè, essendo una cipria in polvere libera, è molto modulabile, quindi anche se sono abbronzata l'estate, diciamo, mi sta bene, anche se è un attimino più chiara dell'altra, che era secondo me l'ideale. Comunque questa non mi ha mai creato problemi né di allergia né di impurità, anche perché comunque ha un ottimo INCI, e la trovo veramente fantastica per chi come me odia i mascheroni, odia tutti quei prodotti che si mettono sul viso. A me proprio non piace l'effetto, e ho una pelle fortunatamente a parte, ecco, nell'ultimo periodo un po' di impurità dovuta alla mascherina, qualche brufoletto che negli ultimi anni mi esce, però ho una pelle che per fortuna non ha bisogno di mettere delle cose che abbiano un'alta copresa. Questa qua mi piace perché fa quell'effetto pelle di porcellana, tende a tenere a bada magari le zone un po' lucide, soprattutto l'estate, e vi dà proprio questo effetto, questo finish matte, veramente opaco, proprio carino, che veramente mi piace molto. Anche questa comprata, stracomprata e ricomprata. Poi, per le labbra, allora, ho una marca del cuore per le tinte labbra, che non vi faccio vedere in questo video perché non è quella che sto utilizzando nell'ultimo periodo, però ho scoperto, ci sono arrivata molto tardi, la linea Super Stay Matte Ink della Maybelline. Allora, infatti quello che indosso per l'occasione oggi, ed è questo rossetto liquido, questo qua nella colorazione 165 Soulful, e ne ho preso uno per curiosità dopo aver letto diverse recensioni positive,
E devo dire che questi sono gli unici tra tutti le tinte labbra e i rossetti che ho a durare anche con la mascherina. Gli unici di quelli che ho io, dopo indubbiamente ce ne saranno altri di altre marche. Comunque io questo qua ce l'ho su da stamattina alle 7, sono quasi le 4 e lui è rimasto intatto. Se avete un po' di accortezza, magari mentre mangiate, che può essere che vi scenda un attimino perché magari mangiate qualcosa di oleoso, però comunque a non fare grandi movimenti, grandi robe strane con la mascherina e col mangiare, lui veramente lì lo mettete e lì rimane. Questo con la mascherina. Senza mascherina voi lo mettete e lì anche lui lo mettete e lì resta fino a sera, perché è quello che effettivamente ho constatato. Magari la domenica no, me lo metto la mattina e la sera ce l'ho ancora là, nonostante ho mangiato, bevuto riso o dato baci, ecco. Comunque io ho questi tre. Allora il 120 Artist, che è un fucsia molto acceso, poi c'è questo rosa malva qua che mi piace tantissimo, è quello che utilizzo di più, che è appunto il Soulful della colorazione 165, boh, che vedete sbocciato sulle labbra. E poi ho preso il 50 Voyager, che è quello che ho messo un pochino meno perché effettivamente è molto più pigmentato, quindi questo tende a sbavare un po' di più con la mascherina, però lì rimane anche lui dove lo mettete, ed è questo color mattone, ciliegia mattone. Ultimi due prodotti, uno è per la casa e uno è per la cura del corpo. Sono questo bagno schiuma che ho ricomprato almeno 3 volte, della Vitamine, frutta alla tua pelle, che è con il 98% di origine naturale ed è un doccia schiuma energy con centrifugati di arancia e zenzero freschi. Questo l'ho preso perché io sono un soggetto allergico alle profumazioni sintetiche, insomma, quando mi ritrovo ad utilizzare per troppo tempo un bagno schiuma che ha una profumazione purtroppo non delicata e che mi crea una reazione allergica, io inizio a starnutire sotto la doccia, mi diventano gli occhi rossi, sto male, raffreddore, insomma, devo prendere delle cose che abbiano meno possibile profumazioni aggressive. E ho provato questo per caso, non perché sono una grande amante della profumazione all'arancia, perché a me i bagno schiuma piacciono quelli un po' più coccolosi, avvolgenti, vaniglia, cocco, queste cose qua, però ho voluto provare questo e mi ci sono trovata bene. Ha una profumazione, sì, molto fresca, classica, arancia e zenzero. Però è veramente molto cremoso, fa tanta schiuma, vi dura tantissimo e proprio vi lascia la pelle molto molto morbida. Questo qua mi è piaciuto tantissimo. Ho preso anche quello al melograno di questa marca qua, però non mi è piaciuto, non è così, non mi è piaciuta né la profumazione né la consistenza, era un po' più liquido e faceva meno schiuma. Invece questo qua è veramente fantastico. Ultimo prodotto è questo qua, è 2 mesi e più che ormai lo sto utilizzando quotidianamente in casa e ancora sono a 3/4 di confezione. No, forse un po' meno. No, meno, sì, dai. Però vabbè, facciamo poco meno della metà. È questo gel igienizzante profumante per pavimenti della Wexor al patchouli, menta fresca e fiori d'acqua. È un detergente con delle microcapsule che si presenta in forma gelosa e che ha un profumo paradisiaco e che ho provato per curiosità perché comunque mi piaceva la confezione abbastanza seria. Poi appunto quando ci sono, no, quei giochi di marketing, c'è scritto professional, igienizzante, gel, l'ISIR, no? Tutte quelle cosine che per una come me che si stupidisce davanti a queste cose, ho detto vabbè, lo proviamo, costa all'incirca 3 euro qualcosa, però insomma se li vale tutti io lo voglio provare, insomma proviamo, mal che vada ho buttato via 3 euro. Invece non sono buttati via, anzi sono guadagnati, perché rispetto ai
tradizionali detergenti che dovete diluire, che comunque magari non rispettate mai il dosaggio e durano quel che durano, questo qua veramente è concentrato. Voi prendete la mano, io non uso il tappino, ormai lo butto a occhio, ma veramente pochissimo. Il pavimento rimane lucidissimo, mi piace il discorso che sia anche igienizzante, ma soprattutto ha un profumo che si espande per la casa, che è qualcosa di fantastico, proprio un profumo buono da pulito, molto buono. Adesso ne ho presi altri due, anche erano in offerta, e ho preso anche quello della, non so come si chiama la profumazione, comunque quello rosa, che poi in realtà è una profumazione molto simile. Comunque penso che andrò avanti mesi, perché qua ancora ne ho parecchio. Ragazze, io spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiato. Vi saluto, ci vediamo in un altro video e vi auguro buona giornata. Ciao!